In migliaia hanno sfilato a Siracusa chiedendo di salvare la raffineria di Priolo, ISAB Lukoil, indirettamente controllata dal gruppo russo Lukoil. L'impianto rischia la crisi per via delle sanzioni seguenti l'invasione dell'Ucraina, dato che il petrolio russo da raffinare presto non arriverà più. Le navi russe si fermeranno il 5 dicembre, visto l'embargo che il governo precedente a questo ha deciso, e speriamo che questo governo, l'attuale governo, trovi una soluzione per evitare questa catastrofe. A Siracusa questo venerdì si è manifestato, mentre a Roma si è tenuto un incontro al Ministero dell'Impresa e del Made in Italy con il ministro Adolfo Urso per salvare Priolo. Resta il nodo delle banche, che già da tempo hanno chiuso i rubinetti del credito prevedendo insolvibilità. Erano le grandi assenti al tavolo ministeriale. La raffineria di Priolo dà lavoro a 1000 persone, la CGIL chiede che si eviti un disastro sociale. Gli esiti di questa guerra si scaricano sui lavoratori e sulle lavoratrici. L'embargo, capiamo le ragioni di questa scelta sul piano più generale, ma la cosa che ci preoccupa, diciamo, in maniera più forte è il fatto che non c'è oggi una strategia di uscita rispetto alla guerra. Con le banche restie a fare credito, viste le sanzioni europee e il contesto internazionale, la raffineria alimentata dalla Russia negli ultimi mesi paradossalmente ha aumentato le importazioni da Mosca fino al 93%. Il carburante raffinato poi è finito, come ha raccontato un'inchiesta del Wall Street Journal, anche negli Stati Uniti, in barba alle sanzioni, dato che si considera il paese in cui il greggio viene raffinato il paese d'origine del prodotto. Se le sanzioni fanno acqua, meno scappatoie è il futuro del siracusano, che teme una crisi occupazionale senza precedenti.